Allora, cercherò di essere super veloce. Oggi parliamo delle palette, che sicuramente almeno una in casa l'avete, che hanno i colori di San Valentino, quindi tendenzialmente rosa, rosa, prugna, rosa, 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 tanto rosa, variazioni sul tema. Ho cercato di includere più referenze possibili, forse anche troppe. Di vario prezzo, indie brand, high cost brand, low cost brand, tutto quello che potevo includere. Sono tantissime, per cui andiamo velocissime e cominciamo subito. Chiaramente la prima non poteva che essere una delle mie preferite, Love Palette di Natasha Denona, uscita a un San Valentino di non so quando, in realtà è una delle mie palette preferite della Denona, tra l'altro. Non le trovo un difetto, devo essere sincera, non le trovo un difetto. Midi size, non so se è ancora disponibile in realtà, forse no, non me lo ricordo. Natasha Denona ha fatto uscire una palette quest'anno per San Valentino, una glam, Love Glam, mi pare si chiami, che è un mix tra viso e occhi. In Italia non è ancora arrivata, comunque non so quando arriverà, so che è stata disponibile su Lookfantastic per un pochino, ma ho guardato, non c'è più. Si vede che l'hanno tolta perché l'hanno fatta uscire troppo presto. Ma anche se in realtà, cioè, siamo nel periodo di San Valentino, per cui non ha senso far uscire questa palette più avanti. Indie brand americano, Sydney Grace, un brand che io adoro, adoro. Forse questa è la palette che mi piace un po' meno perché la trovo tanto neutra, ma l'ho inserita perché comunque sia ha questi toni che secondo me richiamano San Valentino. A parte magari il blu, che se lo coprite però vedete la palette è molto romantica, ecco, romantica è la parola giusta, è il mood delle palette che vi mostro oggi, secondo me. E questa è una palette in realtà che si usa, cioè tutte le palette si usano tutto l'anno in realtà, però questa si presta perché ha comunque uno, due, tre colori che sono molto neutri, in realtà anche questi due, questo rosa shimmer, poi al viola per dare un pochino più di tono colore e ha questo color fragola. Bella, bella, bella. Non ho un video sul canale sicuramente con questa palette, anche se l'ho usata. Palette che invece non ho ancora mai usato, ma ho voluto inserirla perché è un brand comunque abbastanza economico. LA Girl, in America è molto più economico che in Europa. Questa si chiama Break Free e ora ve la faccio vedere. Non ho neanche ancora tolto la pellicola perché è adesiva. Ed è questa, quindi sicuramente si presta molto. Mi ricorda un pochino come storia colore la Denona, perché ha comunque questo grigio, questo lilla è molto bello, questo qui sembra quasi un duochrome, appena accennato, però sì, ha un colore scuro che non riesco a capire se è nero o è marrone, mi sembra nero. Molto carina, molto carina. E lei, girl, come qualità degli ombretti a me piace molto. Ed è un brand comunque che anche non essendo in America non paghiamo tanto. Non mi chiedete dove si trova perché non me lo ricordo. Io lo devo cercare, lo devo googolare tutte le volte. Continuiamo con un altro indie brand, Bel Beauty Bar, Star-Crossed Lovers. Altra palette che non ho ancora utilizzato. Ce ne saranno tante in questo video. Anche questa, come vedete, il mood è sempre lo stesso. Abbiamo questo duochrome che vira tra il rosa, l'azzurro e l'argento, un bel marrone neutro. Non è scurissimo, ma non è neanche troppo chiaro. Sicuramente manca un filino di profondità in questa palette, però è molto molto carina. Vedete, questo è molto bello. Gli ombretti di Bel Beauty Bar a me piacciono molto. Un po' cari forse, ecco, diciamocelo, però è comunque un brand che ha dei duochrome molto molto carini. Andiamo avanti. Questo non so in che categoria rientri in realtà, forse sempre sugli indie brand. Vive, Mousse, ne dicono di ogni su Vive. Ottima, mediocre, non innovativa. In realtà, secondo me, va sempre valutato che cosa avete in mano. Nel senso, se cercate i duochrome, multichrome, che vanno tanto di moda adesso, qui dentro non li trovate. Questa è una palette neutra sui toni del rosa, facile da usare, veramente facile per chi ha poco tempo, per chi vuole fare un trucco molto naturale. Comunque ha un bel colore scuro. Gli shimmer non è che non scrivono. Scrivono benissimo.
L'unica cosa è che non hanno quell'effetto wow tanto di moda adesso, soprattutto su Instagram. Ma in realtà sono, a me piacciono, a me piacciono. Io ho tutte e tre le palette di Viv e vi posso assicurare che non sono, non sono di categoria di B. Non so se mi spiego. Comunque, come vedete, gli shimmer non sono quegli shimmer che fanno brillare la palpebra, ma sono comunque, cioè sono sempre molto delicati. A me piace come qualità. Poi ho inserito un'altra palette che non ho usato, però economica, che si trova facilmente in Italia, Rude Cosmetics. Questa qui è The Roaring Twenties Carefree. Nome è orribile secondo me. Comunque è questa qua. Mi ricorda vagamente, che non ho inserito invece, la New Nude di Huda. Me la ricorda tantissimo per il fatto che le cialde siano così aculate, non mi viene la parola. Me la ricorda tantissimo. Potrebbe essere veramente un dupe della Huda New Nude, che non so perché non l'ho inserito, però l'ho presa in mano e ho detto no, questa no. In realtà questa, adesso che la vedo, me la ricorda proprio tanto tanto. Rude a me come qualità piace, considerando che è un brand che costa poco, ha anche in realtà dei bei duochrome ogni tanto, non eccelsi, ma validi per il prezzo. Questi qua non so se sono duochrome in realtà. Quale dito è libero? Questo? No, in realtà direi di no. Però sono belli cremosini. Scusate, Alexa, accendi letto. Meglio, potevo pensarci prima. Carina, carina, carina. Gli opachi sono di media qualità come brand. Non so di questa palette, però come brand secondo me sono di media qualità. Usciamo un filino dagli schemi, ho messo la Love Note di Beauty Bay dell'anno scorso, se non mi sbaglio, palette che a me è piaciuta tantissimo. Di questa trovate sicuramente un video, avevo fatto, non so, 4-5 look addirittura, mi era piaciuta proprio tanto. È una palette che trovo stupenda, un po' fuori dagli schemi, perché comunque sia ha questi lilla che a me piacciono tantissimo, comunque lilla, lavanda, questo bel viola, questo più sul rosso, il marrone non è abbastanza scuro per i miei gusti da essere usato col resto della palette. I duochrome sono comunque molto belli, a me piacciono, a me la qualità dei prodotti di Beauty Bay, degli ombretti di Beauty Bay piace. Dalla Nick, lo dico tutte le volte, dalla collaborazione con Nick hanno fatto passi da gigante e mi piacciono un sacco. Infatti le ho pressoché tutte, tranne l'ultimissima uscita, perché è una storia colori che non capisco. Questa l'ho presa su Vinted, nuova, a pochissimo. Lunar Beauty, io avevo una palette, la Life is Drug, Drug is Life, una roba del genere, e non mi aveva esaltato. Ma forse non mi avevano esaltato la storia colori, non lo so. La palette questa qui è la Strawberry Dream. Mia figlia, come l'ha vista, ha detto, sì mamma, metti questa, perché ne volevo mettere un'altra che si chiama Moonspell 2, che secondo me era più centrata col tema. Ma ho seguito quello che diceva mia figlia. Questa usciva un po' fuori dagli schemi perché ha questi due blu turchese, però ha questo ombretto qua che è un duochrome bianco-azzurro molto carino. E mi piace tantissimo anche questo, non l'ho ancora usata, semplicemente perché da quando l'ho preso, poco dopo che io l'ho acquistata, ho iniziato il progetto delle palette del mese e questa non ha ancora avuto la sua chance di entrare nelle palette del mese, purtroppo. Però la tengo presente per il futuro. In realtà le palette di marzo le ho già scelte, per cui non sarà neanche a marzo. Oh, Give Me Glow, indie brand americano. Lunar Beauty non mi ricordo dove si compri in Europa. Give Me Glow, questa la trovate solo sul sito di Give Me Glow. Vivid Rose è decisamente, richiama San Valentino. Vi posso dire che è una palette che mi piace perché va dallo scuro al chiaro. Chiaro che però per la mia carnagione non è sufficientemente chiaro da essere usato come punto luce. E anche questo colore qua in realtà per me non va bene, perché ha una fortissima componente rossa. Non so se, ecco, forse così si vede, rossa rosa, comunque è molto scuro, quindi non è sicuramente un illuminante per l'angolo interno. Quest'altro shimmer è stupendo, mi piacciono un sacco gli ombretti di Give Me Glow, devo essere sincera. Gli opachi forse sono un filino migliorabili, perché tendono a essere un po' polverosi, meno di quelli di Clarity. Non so se avete provato Clarity, sono due brand, chiamiamoli cugini, le due
proprietarie sono molto amiche e io trovo tante somiglianze tra i loro ombretti, che non è un difetto, non fraintendetemi, non è un difetto, trovo tante somiglianze. In realtà gli opachi di Give Me Glow secondo me sono un filino meglio. Gli shimmer di Give Me Glow, allora, su Clarity io trovo delle cialde molto più belle delle volte. Il problema è che sono molto delicate. Give Me Glow non mi è mai arrivato, non è vero. Una volta mi è arrivato un ombretto rotto, ma me l'hanno rimandato. Su Clarity, sempre almeno 1/2 ombretti rotti. Gli shimmer sempre rotti. Poco male li ripresso. Comunque, cosa non mi piace? Questo colore qua, per me, su di me, è inutilizzabile. È troppo rosa, troppo rosa. In realtà, di due rosa, che sarebbero i colori di San Valentino, se vogliamo, sono un filino eccessivi per me, ma smorzandoli con questi due riesco a lavorarci. Questa palette mi piace tanto. Arriviamo al mio brand preferito, Unearthly Sleepover. Questa è uscita l'anno scorso, non mi ricordo il periodo, forse era proprio per San Valentino, non lo so. E questa è la palette, bella, bella, bellissima. Chiaro, scuro. Questo scuro qua, tra l'altro, è molto particolare perché vedete che ha questi micro glitter, che gli danno un aspetto, anche sull'occhio, molto particolare. Bello, 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 ma si può usare benissimo come colore per l'angolo esterno perché in realtà non è shimmer, quindi lo trovo veramente bello. Degli shimmer, spendiamo un attimo una parola. Questo shimmer qua ha un po' lo stesso difetto di quello di Give Me Glow. Sì, Give Me Glow. Per me è un... Era io. Vabbè, non me lo ricordo. È un filino troppo colorato. Troppo rosa, ecco, troppo rosa. Però anche lì, questo in realtà usato con questo matte qua è stupendo. In realtà io ho usato tantissimo questo, che è questo melanzana, in realtà è molto più scuro di come sembra in cialda, e questo qua che è questo bianco dorato, ha un sacco di riflessi dal vivo, veramente, veramente bello, bello. In realtà un trucco viene benissimo con lo scuro e questo, e viene stupendo. Cioè, in realtà vengono bene con qualsiasi colore voi vogliate usare. Ok, andiamo avanti, torniamo a Give Me Glow. In realtà questa è una palette che ho usato abbastanza di recente per un look su Instagram. Questa palette si chiama Too Mood, credo, sì. Allora, non mi piace come si apre, tanto per iniziare. È una palette poco adatta al trucco, secondo me. Cioè, nel senso, poco adatta al trucco occhi. Mi spiego meglio. Trovo che tanti colori sarebbero ottimi da usare come blush. Per essere una palette occhi è poco varia, poca differenza tra questo e questo sull'occhio, tra questi due, tra questo e questo, tra questo e questo, quindi poteva essere la metà come dimensione e forse sarebbe stata più carina. Ho poi inserito anche una palette di Colourpop, perché Colourpop comunque in Europa si compra tanto e quindi ho pensato che magari parecchi di voi potessero averla. Non l'ho ancora usata questa. Questa si chiama It's All Good. In realtà non è propriamente una palette di San Valentino, o meglio, è sempre strapiena di colori opachi. Quindi hai, ci sono due righe che sono quelle che mi hanno fatto decidere nell'includerla, con questo duochrome, che cambia dal rosa all'azzurro, molto luminoso, e poi ci sono tutti questi colori qua che sono di San Valentino. Questo è un glitter che io odio. Questa fila qua potevano forse evitarla perché è una riga di beigino, giallino, marroncino, beigino per pannino, marrosino, senza senso, il giallo, gli oro. Però se l'avete, questa qui è una palette secondo me adatta da tirare fuori adesso a San Valentino. Poi pensavate fosse finito. In realtà no. Allora, anche questa è un filo tirata per i capelli, ve lo dico, però è un brand piuttosto recente, e Fantasy Cosmetica, sì, e questa qui è The Sorcerer, di cui non ricordo il significato in inglese. Ed è questa qua. Voi mi direte, che cosa ha a che fare con San Valentino? In realtà l'ho detto che era un po' tirata per i capelli, perché ha il blu, ha il verde, però ha
Questo Perugna? Questo non è, sembra più rosso in camera, poi non so se in realtà lo sembri davvero, ma io a schermo lo vedo molto rosso, ma in realtà è un fucsia, è rosa. Quest'altro fucsia, questo qui che è un duochrome che shifta rosa e azzurro, questo qui è un verde che shifta rosa, azzurro, blu, quindi è una palette che secondo me per chi ama trucchi magari non troppo rosati, troppo romantici, troppo, si presta molto e se l'avete è un buon momento per tirarla fuori. A me piace. Gli opachi della prima palette, questa è la seconda, della prima che si chiamava Druid, forse mi sono piaciuti un filino, filino di più, forse anche per i colori, non lo so. Questa palette qua, September Rose, non ha più fatto uscire palette, è tanto che non ha una nuova uscita. Still Pretty, oh, questa qui è tutta rosa, tutta tutta rosa, eccola qua, andate dal rosa al rosso, mix di opachi e shimmer, c'è il bianco che è uno shimmerino molto delicato, perfetto per me per l'angolo interno, per esempio. C'è questo shimmer che è più tendente, è un viola tendente al marroncino. Questo è bellissimo, aspettate che cerco il dito pulito, è questo, che penso di aver usato questo qua in tutti i trucchi che ho fatto con questa palette perché alla fine mi piace tantissimo. Questo è più rosso e spero di aver usato il dito pulito. Gli opachi anche mi sono piaciuti tanto, e anche se questo rosa è abbastanza acceso, in realtà riuscite a dare profondità anche con quello, cosa che con qualche altro fucsia che vi ho fatto vedere io non riesco, che poi ognuno ha la sua preferenza, no? Io con alcuni colori faccio un pochino più fatica. Con quello invece sono riuscita a fare trucchi che mi piacevano. Come poteva mancare lei? Torniamo a Beauty Bay, The Berries. The Berries, in realtà non è uscita per San Valentino, ma secondo me è la palette adatta. Forse tra quelle di Beauty Bay che ho è quella che mi piace meno. Perché? Perché in realtà forse sarà la disposizione dei colori. Qualitativamente non ho problemi. Mi manca qualcosa. Mi manca qualcosa, ma non saprei neanche identificare che cosa. È per questo che ho sempre un po' di dubbi quando la tiro fuori, perché poi vado a usare sempre gli stessi colori. Per esempio, in realtà questo è abbastanza scuro, sì, ma mi manca sempre un po' qualcosa. Sicuramente manca un colore chiaro, chiaro, perché anche questo rosa, questo qua che è chiaro, non è abbastanza per i miei gusti. Poco male, lo aggiungo da altre palette. E qualitativamente, ripeto, a me piace. Poi andiamo avanti. Altro indie brand, questo qui è inglese, Lois Cosmetics. Questa palette non credo sia più disponibile. Si chiama Rose Metals, quindi ve la faccio vedere molto velocemente. Ma in realtà era molto carina. È un mix di neutri dorati con i rosa. Ha un bel nero, ha un bel marrone scuro. In realtà non è particolarmente freddo, però si lega molto bene col resto della palette. Mi piacciono anche gli shimmer. Gli shimmer in realtà tutti, sia shimmer che opachi, in questo brand li trovo un po' altalenanti come qualità. Questa qui comunque era carina, ma non c'è più. Andiamo a un altro indie brand americano di cui nessuno parla. E questa si chiama Bebella Cosmetics Shade of Roses. Questa sono quasi certa che fosse la loro uscita di San Valentino di non so quando, un po' di tempo fa, l'anno scorso, 2 anni fa, non lo so. A parte i glitter e a parte il dorato, che non ho idea di cosa ci stiano a fare in questa palette, veramente un pugno nell'occhio. In realtà gli altri colori mi piacciono molto. Qualitativamente si pone tipo Rude Cosmetics, per intenderci. Non vale la pena comprarla se siete in Europa, secondo me. E infatti sì, mi sono un filo pentita, nel senso che boh, è un brand che poi, di cui nessuno parla, quindi non mi trovo a tirarla fuori. Ma in realtà vi faccio vedere due colori, tre colori, ne prendiamo ancora uno, tipo magari uno shimmer, questo. È bella pigmentata e non sono difficili da usare. Nel caso voleste provare qualcosa di nuovo a un prezzo abbastanza basso, chiaramente dovete aggiungere spedizione dogana, certo, potrebbe essere un'alternativa. Non ho codici sconto, non sto facendo pubblicità a me medesima. Be Perfect, a me la qualità di Be Perfect piace molto. Questa qui si chiama South Smolders. Era venduta nell'estate da 4 Southeast West Nord,
E questa qui è la versione sui rosa. Io le ho tutte e quattro, le palette da qualche lato sono magnetiche per attaccarsi tra di loro. Questa è molto carina, era una palette abbastanza economica, non so se è ancora disponibile in realtà, però se la vedete fateci un pensierino perché merita. Sono tutti opachi tranne la cialda centrale che è shimmer e è molto carina. Molto molto carina. Io questa non l'ho ancora usata, ma ho usato le altre, ho usato la verde, ho usato la neutra e sono molto buone. Non swatcho Be Perfect perché non si swatcha bene, soprattutto gli opachi. Ci ho swatchato solo lo shimmer per farvelo vedere. Ace Beauté, vi rendete conto che io di Ace Beauté non ho una palette di San Valentino? Allora ho deciso di inserire questa perché volevo citare comunque anche questo brand, visto che reperibile su Monolith e su qualche altro sito anche, però ultimamente Monolith è quello che ci dà più soddisfazioni secondo me. Questa si chiama la Violet Sage, l'ho presa su Vinted io, l'ho presa su Vinted nuova pagandola anche lì niente. Ho sentito opinioni discordanti, nel senso che dicono che la qualità di questa palette non sia al pari delle altre. Io non l'ho ancora provata, quindi non lo so, però in realtà comunque ha dei rosa, ha un bel rosso un po' più rosso, no, in realtà è un melanzana. Cristina che descrive i colori è sempre pessima. E i rosa e i viola a me piacciono molto insieme, come mi piacciono molto i verdi e i rosa, i verdi e i viola. Quindi in realtà a me questa palette piace tantissimo, e a swatcharla così non mi sembra di qualità inferiore rispetto alle altre. Forse un po' gli shimmer un po' più duretti, ma lavorabili comunque. Questi due sono molto simili però, molto simili. Vabbè, l'unica cosa che avevo un po' più di San Valentino e quindi ve l'ho fatta vedere, perché subito avevo pensato alla Palettopoli, ma no, decisamente no, ha un sacco di altri colori, quindi cioè, chiaramente si può usare perché ha i rosa anche, ma se io devo pensare alla palette che rappresenta San Valentino, la Palettopoli l'ho aperta e ho cambiato idea. Questa l'ho usata per un trucco recentissimo su Instagram, Lidl Cosmetics, la palette si chiama Metamorphosis, è uscita a fine dicembre. In realtà anche questa secondo me è un po' tirata per i capelli, nel senso che ha rosa, 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 rosso, rosa, marrone. Questo duochrome bellissimo che infatti penso di usarla domani e accoppiare questi due colori e magari un giallo. Questo giallo qua è quello che ho usato l'altro giorno e lo trovo stupendo, anche se non c'entra nulla con San Valentino. È l'unica referenza recente che mi è venuta in mente di Lidl Cosmetics. A meno che voi non vi facciate una palette di cialde singole, ma io ce l'ho qualche cialda singola. Sì, ce l'ho qualche cialda singola loro, forse un po' più anziana, un po' più vecchia rispetto alle palette tipo questa, e trovo che la qualità delle cialde singole più vecchie non sia la stessa. Non è vero, c'era Ace Beauté, vedete che mi sono dimenticata? La Aura, anche questa, no in realtà no, ora che la rivedo no. Forse l'ho infilata qua dentro per sbaglio. Sì, ha questi due rosa, ma in realtà tutto il resto non mi ricorda San Valentino. No, niente, scusate, come non detto. Palette vecchissima, ma magari tante di voi ce l'hanno. È una palette molto sofisticata, molto elegante, in realtà molto neutra, ma è la, questa si chiama Cool Neutrals di Dior Backstage, che è quella tendente al rosino. Io questa palette l'ho usata tanto, la portavo sempre in viaggio perché la trovo comodissima. È proprio chi vuole usare. Dicevo che sono stata interrotta dalla mamma, che mi è venuta a portare una borsa che aveva lei, boh, vecchissima credo, tipo di 30 anni fa, ma che mi piaceva un sacco e me l'ha data. Dicevo che questa di Dior Backstage è la palette ideale per chi vuole usare un accenno di color cipria, rimanendo sul neutro. Comunque è una palette che adesso non ricomprerei, semplicemente perché la mia collezione è esplosa nel frattempo, ma quando sono uscite queste palette di Dior Backstage io le prendevo perché mi piacevano un sacco anche qualitativamente, mi sono sempre trovata molto bene. P. Louise, ora P. Louise è sempre un gran punto di domanda perché è difficile reperirlo, perché non spedisce più in Italia, non ho ben capito per quale motivo. Questa palette fa parte del gruppo Stack Them Up e si chiama Babe, It's All About Those.
ed è tutta sui toni del rosa. Questo qui è un duochrome perché è un bianco con i riflessi dorati e rosa. Poi vedrete forse lo rosa, non so cosa vedete, però è un duochrome. E questo qui invece è un Crucio! Non vorrei interrompere il video per la 150esima volta. È un altro duochrome tra rosa e bronzo, ma un bronzo molto chiaro. Gli altri colori va dallo scuro al chiaro, è una palette abbastanza completa, comoda da portare in viaggio e decisamente adatta. Glamlight, ho incluso la cupcake, che in realtà credo che abbia un nome diverso, ma non lo so perché non c'è scritto da nessuna parte. Forse l'ha scritto sull'esterno che io ho buttato. E questa qui è la sagra del rosa, rosa, viola. Come chiamate questo colore qua? Scrivetemelo perché io non so. Non lo so descrivere. C'è anche un bel rosso. Cioè l'unico colore che non c'entra veramente niente è questo dorato, che non ho capito perché ha i riflessi rosa, sì, però è tanto oro. Boh, non lo so. Ma in realtà sì, poi si usa, io l'ho usato quando ho fatto i trucchi, poi chiaramente dipende un po' dalla luce che avete, ma ci stava bene magari un rosa bello luminoso, non lo so. Glamlight a me come qualità piace tanto. Tra l'altro, utilizzando queste palette, che sono quelle un po' più vecchie e quelle un po' più nuove, trovo che la qualità sia molto aumentata nel tempo. Little Cosmetics, queste due non credo siano più disponibili e si chiamano Destiny. E questa è tutta rosa, rosa con fredda, però con questo viola, mi piace, rimane sempre il discorso. Gli opachi di Lethal Cosmetics mi piacciono tantissimo. Gli shimmer, secondo me, devono migliorare tanto. La strada da avanti è ancora molto lunga. Sono da sola in casa e i cani non ho idea di cosa stiano facendo. Pippili! No, sta entrando nella gabbia. C'è ancora tanto lavoro secondo me, perché sono comunque molto granulosi, fanno spessore sulla palpebra e su una palpebra come la mia, che non è proprio più giovanissima, si vede, segna, quindi non è bello. Invece gli opachi a me piacciono tantissimo. Questa palette non è più disponibile, non so se gli ombretti siano disponibili come singoli, secondo me non tutti, forse di questa nessuna. E questa invece si chiama Memento. Erano uscite tutte insieme queste palette. È meno rosa. Mi piace molto questo colore qua, che invece è molto bello, è molto chiaro, ha dei bellissimi riflessi tra rosa e l'oro, ma quell'oro molto freddo, quasi verdastri. Mi piacciono questi tre. Questo non è abbastanza scuro, è troppo caldo per i miei gusti, per carità si usa, ma e questo colore qua invece faccio un po' fatica a utilizzarlo, lo userei solo col marrone, ma già con gli altri colori a mio gusto lega di meno. Comunque non credo che siano più disponibili queste palette in realtà, però se le avete è una buona occasione per tirarle fuori. Abbiamo quasi finito. Allora, chiaramente non poteva mancare la Mini Love di Natasha Denona. Bella, carina, non ho niente da aggiungere. Bellissima. Sì. Non ho quella uscita l'anno scorso, la Love Crush. Non me lo ricordo neanche. Questa palette è uscita a San Valentino l'anno scorso, Gorman's Girl, C'est l'amour, in collaborazione con Doodles by the Bunny, che ne ha curato sia l'esterno che l'interno. La trovo stupenda, mi piace tantissimo. Ho fatto un sacco di look con questa palette sul canale, per cui se voi cercate Gorman's Girls la trovate ed è bellissima. Questo colore qua è un duochrome stupendo, questo qui è anche un duochrome, gli altri direi di no. Il nero mi piace tantissimo, riesco a lavorarlo molto bene pur con tutti i problemi che io ho col nero, che voi se mi seguite da un po' sapete perché ne parlo sempre del nero, ma questo colore qua è incredibile, mi piace da morire. Forse potevo prenderne un po' di più. È rosa, è verde, è oro, è
è veramente incredibile, dà una luce sugli occhi pazzesca. E infatti è il colore più usato della palette, perché l'ho usato credo in tutti i trucchi. Se non lo usate è perché mi sono fatta violenza per non usarlo. Credo che sia ancora disponibile, perché l'ho vista ripostata ancora dal brand di recente. Quindi se volete fare un acquisto da Gourmand's Girl, di quello ho un codice sconto, che non credo sia affiliato. Andiamo avanti, Martin Cosmetics. Io questa palette nel ranking della brand l'ho bocciata, per cui sappiatelo. Comunque la palette tutta sui rosa e violetti del brand non la comprerei mai, mai, mai. Quindi se ce l'avete tiratela fuori, ma se non ce l'avete evitatela. Artitude Cosmetics UK Indie Brand, anche questa non è più disponibile, credo. È un po' la copia. No, la copia è sbagliato e non è giusto. Sembra un po' più rosa dal vivo rispetto a come la vedete in camera, anche se questi due colori tendono a essere molto aranciati e questo sembra più rosso di quello che è, questo è un po' più scuro di quello che vedete voi, questi due anche sono un filino più scuri dal vivo. È stata la prima palette che ho provato del brand e non mi è dispiaciuta. Le palette successive, la palette successiva, la Phoenix, forse è un po' meglio come qualità, ha due bellissimi duochrome. Qua non ci sono duochrome, non ci sono colori particolari, cialde strane, eccetera. Beh, non è più disponibile, non spendo altro tempo. Ho un'altra palette di Bebella che si chiama Sweetest Valentine, anche questa è un'uscita di San Valentino, chiaramente. E questo è l'aspetto. E anche questa ha no, stavo cercando di capire se questi sono glitter e sì, sono glitter. Questa cialda qua è glitter. Questa cialda qua invece non ne sono sicura. Peccato perché questo colore qua è bellissimo. Ragazzi, la piantiamo! Guardate che belli. Anche questa ricorda un po', stanno distruggendo qualcosa. Ma ho finito, ho ancora una palette e basta. Ricorda un po' la Love di Natasha Denona, è una palette molto economica in America, molto meno economica in Italia. Ultima, ho inserito una palette di Wooden Size e si chiama Saga of Freya Chapter 1 Tears of Freya. In realtà questa Ginevra ha deciso che fosse una palette di San Valentino, per me assolutamente no, non ce lo vedo per nulla, ma secondo me lei è stata colpita dal duochrome di questa palette, che è molto molto bello. Forse si vede un po' poco, perché avevo il dito forse appena appena umido, però è molto bello questo colore qua. Per il resto, secondo me, non ci incastra tanto. Ma voi sapete che se bimba, se principessa dice di sì, eh sì. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati qui in questo lunghissimo video e vi auguro innanzitutto, se festeggiate, un buon San Valentino. Noi non festeggiamo in realtà. Vi auguro di passare solo una bella serata. Un abbraccio, un bacione a tutti quanti. Ciao!